facciamo una torta in tazza, ragazzi. Un uovo in una tazza, ovviamente. E poi dobbiamo mettere un cucchiaio di latte, un cucchiaio di olio e andiamo a mescolare. Poi questa torta in tazza io oggi la voglio fare con, guardate un po', le mele che ho messo ad insaporire con della cannella e dello zucchero, quello di canna grezzo. Ecco qua, adesso metto 2 cucchiai di farina, uno e due. Vado a mescolare bene. Con 3 minuti abbiamo una torta da portare in tavola, men che non si dica. Abbiamo voglia di dolce e allora la torta in tazza è perfetta. Mescoliamo bene, aggiungiamo lievito. Io utilizzo quello per il microonde perché la cottura di questa torta va proprio al microonde. Cerchiamo di togliere tutti i grumi. Uniamo le mele, questa è una mezza mela. Mescolo bene e vado a mettere al microonde massima potenza per 2 minuti. A tra poco. Adesso pausa, sì. Ci siamo! Eccola! La torta in tazza con le mele è pronta. Un po' di zucchero a velo, lo mettiamo subito. Ed è pronta la torta in tazza. Guardate che meraviglia come si stacca. Perfetta, perfetta da consumare subito. 3 minuti e siamo a tavola.